Bentornati su Live Social, questa è Medicina Regione Lazio, lo spazio e il nostro portale dedicato all'approfondimento di tematiche mediche, cioè tutto ciò che riguarda la salute e il benessere. Oggi ho il piacere di avere al mio fianco il dottor Claudio Scuro, odontoiatra. Benvenuto, dottore. Grazie. È un piacere averla qua. Oggi parleremo di un argomento che forse è un po' oscuro ai più. Parliamo di gnatologia. Di cosa stiamo parlando, dottore? Allora, parliamo di un argomento che tratta principalmente la fisiologia e la patologia del tratto cranio cervico mandibolare. La parola gnatologia ha nella sua etimologia questo aspetto, cioè un discorso sulla mandibola e sulle strutture ad essa associate. E come interviene uno studio odontoiatrico, un odontoiatra, per quanto riguarda i problemi di questa natura? Allora, lo studio odontoiatrico innanzitutto funziona un po' come un catalizzatore di questo tipo di problematiche, perché mentre prima si parlava tantissimo di valutare soltanto l'aspetto odontoiatrico, quindi guardare al dente in sé per sé, che poteva essere la causa di tutto, in realtà sono molti i fattori che contribuiscono. Con il passare del tempo le cose si sono l'evoluzione, lo studio su questa materia si è sempre più allargata verso terapie anche diverse e verso l'utilizzo di professionisti e di professionalità e di capacità diverse, perché tutti insieme possono concorrere alla realizzazione del benessere dell'individuo. Quindi ogni specialista attraverso le proprie competenze nel proprio settore può contribuire al miglioramento di un quadro che è molto complesso. Per quanto riguarda la parte odontoiatrica? Sì, allora la parte odontoiatrica innanzitutto è deputata alla diagnosi in primis della patologia in sé per sé, perché la patologia può avere varie origini. Innanzitutto deve essere un po' individuata l'origine del problema e i sintomi ad esso associati. Attraverso i sintomi il dentista specialista in gnatologia ha una sua capacità di valutazione di intervento. Quali sono i sintomi? Cioè, ciò che lei vede che le fa capire che è un problema di natura gnatologica. Allora, il sintomo più importante è il dolore principalmente nella zona dell'articolazione temporomandibolare, che è quella vicino all'orecchio. Dedicata alla masticazione. Dedicata alla masticazione, perché il movimento di masticazione, quello che abbiamo noi umani, deriva un po', è un misto tra il movimento dei carnivori e il movimento degli erbivori, per cui è un misto di movimento a cerniera, di chiusura e movimento di lateralità. È un insieme di queste cose, l'articolazione è molto complessa, in uno spazio molto limitato ci sono tanti movimenti ripetuti nel corso della giornata e fare questi movimenti in maniera errata oppure con delle basi non corrette porta poi alla patologia con il passare del tempo. Il dentista li valuta e non è solo il dolore di questi sintomi, non è solo il dolore, noi abbiamo anche altri sintomi che ci portano a fare una diagnosi più corretta, per esempio la cefalea, alcuni tipi di cefalea, muscolo tensiva principalmente, i dolori cervicali, i dolori al braccio, quindi la brachialgia, anche le vertigini, i fischi nell'orecchio, i tinnitus. Quindi sono diversi sintomi che possono indirizzare a una diagnosi più corretta possibile. Esatto. Come si interviene da un punto di vista odontoiatrico? Ci sono delle malformazioni su cui bisogna intervenire oppure si parla di altro? Allora, la classificazione è molto molto complessa. Nel momento in cui si fanno delle valutazioni obiettive sul tipo di patologia e sulle cause che sono intervenute in quella patologia specifica, è necessario fare come primo approccio un approccio conservativo. Il medico deve avere un approccio conservativo e attualmente, siccome si passa da una teoria prettamente biomedica di intervento ad una terapia invece biopsicosociale,
intervengono anche aspetti per cui anche altri professionisti come lo psicologo, come il neurologo, perché può esserci una componente di stress, c'è una componente di stress che può incidere, una componente di caratteristiche individuali, di predisposizioni, una componente di cambiare abitudini di vita, quindi il tutto deve confluire in un unico tipo di intervento. E l'intervento, come dicevo, è di tipo conservativo, si fanno delle terapie che possono essere rimovibili o meno al momento iniziale, poi le terapie possono diventare sempre più complesse a seconda della difficoltà a poter mantenere lo stato di benessere che il paziente raggiunge. Le faccio una domanda forse un po' innocua, cioè se i sintomi sono quelli che ci ha descritto prima, ad esempio cefalee, dolori di questo tipo, a me non verrebbe in mente di rivolgermi a uno studio dentoiatico, bensì a un altro tipo di specialista? Ti rispondo subito. Ieri è venuta una paziente e mi ha detto, ma lo sai che io non avevo, mi ha detto il mio osteopata, che è una persona con la quale noi collaboriamo costantemente, anche il logopedista, anche il fisioterapista o l'ortopedico, dice, mi ha detto il mio osteopata di andare a risolvere questo problema dall'ognatologo perché il problema è abbastanza serio. Io non sapevo che esisteva una figura di questo genere. Sì. Effettivamente dobbiamo lottare contro questa realtà. In realtà gli odontoiatri approcciavano a questa terapia in maniera molto molto superficiale perché è complessa, le conoscenze sono sempre di più diventate valide e validate a livello internazionale e allora è diventata una vera e propria disciplina che adesso è anche particolarmente seguita da molti odontoiatri, fortunatamente. Allora dobbiamo far conoscere il più possibile questa realtà. Sono contento che nel nostro piccolo siamo riusciti a fare questo oggi. E in ogni caso, ovviamente, visto che tutti si contribuisce alla salute generale del paziente, come è successo a lei l'altro giorno, ci ha appena raccontato, sono anche altri specialisti che possono rimandare a un ognatologo in caso di particolari problemi. Decisamente sì, infatti il rapporto di collaborazione è consigliato, ognuno per le proprie specificità, ognuno per le proprie capacità, ma soprattutto nell'interesse del paziente. L'obiettivo è farlo stare bene e quindi non bisogna essere gelosi né chiusi, certo, nel proprio stanzino del proprio paziente. Non è così, sicuramente no. Non è questa la vostra missione. Ricordo qualche contatto, dottore, prima di salutarla: innanzitutto il sito web studiodentisticoscuro.it, la troviamo su Instagram, sì, come studiodr.scuro, numero di telefono 346 627 4567, indirizzo email surire@virgilio.it. Lo studio si trova a Cassino in via Pascoli 123. Io la ringrazio molto per averci aperto una finestra su questo mondo sicuramente sconosciuto, e più speriamo che se ne parli sempre di più nei prossimi anni. Me lo auguro. Grazie ancora, dottore. Grazie alla per prossima. L'invito.